quattro pari tra Legnano e Gema Montecatini. Mastrangelo ancora si fa spazio in area, fisico importante Mastrangelo, qua rischia qualcosa forse Tommaso Marino. Corsunov in angolo che prende la tripla e la manda a segno per pareggiare i conti. Penetra Corgnati, cerca con qualche difficoltà Mastrangelo, che poi si arresta molto bene e ne mette due. Time out chiamato la coach Piazza sul 16 a 15 per Montecatini. Passoni, Mastrangelo che vuole in angolo Corsuno, palla sotto per Pirani. Mastrangelo che penetra contro Fragonara, fuori per Mazzantini che prende la tripla, la manda a segno. Tripla difficile, time out obbligato chiamato la coach Piazza. Va a ricevere lontano la canestro Passoni, penetra Corgnati contro Marino, si appoggia a tabellone, ne mette due, che prende il tiro da tre punti, nulla da fare anche per Nicraivio. Contropiede Montecatini, è bravo Passoni a correre, ricevere e metterne due e portare Montecatini sul più 10. Mastrangelo a ricevere in punta, attende l'uscita di Saverio Mazzantini che penetra, serve molto bene Pirani che si alza, ne mette due, grande attacco giocato da Montecatini. Sesso supera la metà campo con qualche difficoltà, riesce Mazzantini a servire Dell'Anda in angolo che prende il tiro da tre punti e lo manda a segno. Rimbalzo catturato da Di Pizzo, continuano i problemi in attacco per Legnano. Passoni dall'altra parte, ci mette due secondi. Passoni preso in consegna da Scali per il taglio di Mastrangelo, buon backdoor, molto ben eseguito da parte di Corgnati. Adesso a difendere contro Corgnati che prende un'altra tripla che mette a segno. Passoni per Pirani che prende il tiro da tre punti, grande efficienza offensiva. E qui extra possessi che fioccano per la Gema Montecatini con i rimbalzi in attacco per la conclusione di Passoni. Time out obbligato chiamato da coach Paolo Piazza per fermare l'emorragia, che prende un tiro scellerato dall'altra parte. Pirani ringrazia, ne mette due. Angolo Mastrangelo, ribalta per Mazzantini che rinuncia al tiro, penetra, va fino in fondo, si appoggia al tabellone e ne mette due di prepotenza. Andare al tiro, riceve ancora Corgnati, prende il fondo contro Raivio, va Mazzantini a rimbalzo in attacco con il tapin appoggiato a tabellone che va ancora al suo playmaker. In angolo per Dell'Anna che prende il tiro da tre punti e lo manda a segno. Finisce qui con Montecatini che vince 80 a 66, partita mai in discussione. Legnano che si rende protagonista di una brutta partita, Montecatini che approfitta possesso dopo possesso.